tutte ragazze e benvenute in un nuovo video. Allora, oggi, come da titolo, questo sarà un mi preparo con voi. Era da tanto che mi stavate chiedendo un video del genere e io sono stata ben lieta di farlo oggi, in quanto sto per andare ad un incontro di lavoro. Mi sono preparata con voi, dal make up ai capelli all'outfit, insomma. Ho realizzato insieme a voi questo look occhi che ha un tocco di viola prugna. In realtà è uno dei look che vi ho postato recentemente su Instagram, quindi vi ho postato una foto e in tanti mi avete chiesto il tutorial. Insomma, ho pensato che fosse un make up molto semplice, non troppo complicato, quindi potevo includerlo in un video in cui chiacchieravamo, intanto vi aggiornavo un po' sulle ultime cose, le ultime emozionanti novità. Niente ragazze, io spero tanto che questo lunghissimo video, perché chiacchiero sempre tantissimo, possa piacervi, possa tenermi compagnia, che vi faccia piacere anche che ho incluso appunto anche l'outfit e i capelli eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi mando un bacione e noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, vado ad applicare il primer di Becca. Questo è il primer backlight filter, priming filter, e questo è un primer illuminante, lo picchietto sul viso, vado appunto ad applicarlo. Come fondotinta invece utilizzo Clinique Super Balanced Silk nella colorazione 05 con questo pennello di Neve Cosmetics. Che mi dà una maggiore coprenza. Sembra chiarissimo, ma in realtà è la colorazione perfetta per me. Vado ad applicarlo in questo modo, mi piace molto questo pennello perché mi permette un controllo spettacolare del prodotto, sembro praticamente un fantasma, ma è così perché il mio viso ha abbastanza rossori, quindi risulta un po' più colorito, ma in realtà non lo è affatto, quindi non ne metto tantissimo, soprattutto dove non ne ho bisogno, tipo sulla fronte. Allora, vado a prendere il correttore sempre di Becca, questo è l'Under Eye Brightening Corrector, e vado appunto ad applicarlo in questo modo. Questo mi piace molto, anche se è abbastanza fastoso come prodotto. La colorazione è perfetta secondo me per correggere il colorito bluastro o violaceo, a me sono entrambe, entrambe le colorazioni. E appunto vado ad applicarlo in questo modo sulle occhiaie. Ho provato ad applicarlo anche con il pennello, ma mi trovo meglio con il polpastrello, quindi lo applico sia sotto che sopra, quindi sulla palpebra, che tanto andremo dopo a fissarla. Vado poi a utilizzare la concealer pencil 24/7 di Urban Decay nella colorazione Chia. Le metto un po' nell'angolo interno perché questa è molto chiara, mi piace utilizzarla in questo modo. E poi vado col pennello stesso con il quale abbiamo applicato il fondotinta e vado a sfumare. Vado ad utilizzare la Velvetizer di Urban Decay. Vado a prendere la Naked 2, che vi ho messo anche questa nei preferiti 2017, e vado a prendere questa colorazione che adoro, che si chiama Tease. E appunto vado ad applicare questa colorazione nella piega. È una veramente delle colorazioni più naturali di sempre ed è bellissima questa colorazione, veramente la adoro. E trovo che questa tipologia di trucco sia molto portabile, valorizzi, quindi non serve per forza fare quei trucchi complicatissimi, soprattutto per i miei provare con voi. Sono trucchi che in genere si fanno davvero per uscire, quindi sfido chiunque ad uscire sempre e comunque con un trucco, non so, fluo. Allora, come vi ho detto nelle Instagram stories in questi giorni, il 2018 sarà un anno ancora più pieno di cose da fare. Sono molto felice perché ho diversi progetti ai quali sto lavorando e ci saranno delle importanti novità che aggiungeranno ma non toglieranno niente al canale. Il 2018 è iniziato col botto perché di solito gli altri anni veramente erano molto lenti. I primi mesi dell'anno, mi ricordo l'anno scorso, ho avuto davvero poche cose fino a marzo più o meno, e infatti ero molto triste, ero molto demotivata. Quest'anno invece non sono neanche tornata dalla crociera, che ho avuto diverse proposte. Uno di questi nuovi progetti all'inizio con me ci sarà anche Gennaro e sono contentissima. Non è una cosa, non è un progetto in cui è coinvolto anche Gennaro, perché Gennaro non vuole
non vuole interferire appunto nel mio mondo e nel mio lavoro, ma mi farà compagnia in questa mia cosa, quindi sono contenta. Il mio proposito per questo 2018 è fare molto più sport. Stamattina ho allenato le braccia, l'altro ieri le gambe e oggi non riesco neanche a sedermi, tipico di quando ti fermi per un po', sicuramente capiterà anche a voi, fatemelo sapere. Allora vado a prendere questo illuminante Diego Dalla Palma, che è l'illuminante 322, appunto vado ad applicarlo sotto l'arcata. Vado a mettere poi la matita labbra, questa Diego Dalla Palma numero 66, è una colorazione prugna marrone molto bella, adesso ve la faccio vedere. E questa colorazione qui che avevo appunto nella foto che vi ho postato su Instagram, e appunto vado ad applicarla sugli occhi e risulta molto scrivente. Mi piace molto. Allora, vado ad applicare questa matita anche sotto le ciglia inferiori. Perché è una cosa che ho fatto appunto anche nella foto. E adoro questa colorazione, non ho la matita occhi di questa precisa colorazione. Quindi in tutta onestà ho pensato di utilizzarla per gli occhi. Quindi questo è un bel viola prugna, ad intensificarlo nell'angolo esterno, e sono curiosa di vedere com'è sulle labbra, che voglio vedere come risulta. All'interno dell'occhio metto la 24/7 Perversion Urban Decay, che è super scrivente. Ok. Anche nella rima superiore, questa è morbidissima, quindi subito lascia colore. Vado a prendere questo punto due mascara, prima il Roller Lash Benefit, vado a fare la prima passata del Roller Lash. E poi applico il Gentleman di Mula. Quindi unisco due effetti diversi. Questo è più volumizzante, quello è più... no, questo è più incurvante, scusate, e quello è più allungante, volumizzante. Quindi utilizzo prima questo, che è anche una texture più sottile. Tra l'altro questo è anche abbastanza finito. Non so quanti roller lash ho mangiato nella mia esistenza, perché veramente ne ho utilizzati tantissimi. A questo punto vado con Gentleman di Mulac. Appunto, sto attenta a non sporcare la palpebra, cosa che capita molto spesso. Appunto, vedete che questo dà ancora più corpo alle ciglia. Per quanto riguarda le sopracciglia, vado ad utilizzare il pot di Mulac in Universal Deep Brown. Vado appunto a riempire le mie sopracciglia, è lo stesso che ho utilizzato appunto questo prodotto nella foto. È abbastanza scuro, e mentre le riempio vado già a pettinarle, perché questo prodotto si asciuga in fretta, quindi va, secondo me, va subito tra virgolette modellato, perché sennò una volta che si è asciugato è difficile muoverlo. Fatemi sapere voi cosa utilizzate per le sopracciglia e quali sono appunto i vostri colori preferiti. Scusate se sentite parlare in sottofondo, ma c'è mio padre che appunto sta parlando al telefono. Ok, vado a utilizzare questo nuovo prodotto Anive Cosmetics, che è praticamente il Brow Model in Lisboa Ebony, ok?
che è praticamente un gel per sopracciglia riempitivo che fissa eccetera eccetera. Usarlo sulle sopracciglia. Sembra un po' il Gimme Brow di Benefit, ma sicuramente questo ha un inci appunto naturale. Secondo me lascia anche un bel po' di colore. Non mi sembra affatto male. Io comunque uso sempre il gel per fissare le sopracciglia perché le ho molto folte e comunque molto lunghe. Ok, a questo punto vado a prendere la shade light di Kat Von D e vado a prendere questa colorazione qui, banana, diciamo, qui. Per il contouring ovviamente non potevo non utilizzare la mia Hoola Light, che veramente, ragazze, è un qualcosa di fantastico. La colorazione proprio è perfetta. Anche fotograficamente il viso risulta appunto definito, ma comunque dall'aspetto naturale. Fatemi sapere che prodotto utilizzate voi per il contouring, se avete qualche consiglio da darmi. Vado ad applicare questo blush che è il 323 polvere compatta per guance, dico della Palma, che va molto bene con questo look occhi. Vado ad utilizzare per le labbra la Velvet Line di Nabla in Closer. E vado ad utilizzare il Dreamy Matte Liquid Lipstick in Sweet Gravity, che è uno dei miei preferiti. Non so come, ma stavo dimenticando di applicare l'highlighter male male male, che è l'highlighter 322, gli dico dalla Palma. Applicarne un po' così che richiama il colore che ho sotto l'arcata. Mi piace moltissimo. Qui ho tutto rosso perché mi sono grattata, mi è venuta tipo una crisi, quindi ho tutto rosso vicino alle labbra, mi passerà. Vabbè, ogni tanto mi vengono le crisi, lo sapete, e lo applico anche qui sul naso perché mi piace un pochino, non tantissimo. Allora, vado a sciogliere i capelli che saranno in uno stato osceno, ragazze, infatti, perché praticamente li ho lavati, li ho tipo, cioè, legati in una, non so, uno chignon così, no? E si sono asciugati, quindi si sono asciugati così. Adesso mi sa che farò una cosa che non faccio quasi mai, però passerò la piastra. Ieri ho fatto le radici, ho ritoccato le radici perché avevo tutti i capelli bianchi, non mi vergogno a dirlo perché è così. Per cui, insomma, almeno quelle sono sistemate, però devo sistemare i capelli. Adesso magari lo facciamo insieme molto, molto rapidamente, magari mi metto una canzoncina in sottofondo. Quindi vado in questo modo a passare la piastra molto molto velocemente sui miei capelli, quindi li divido, vado in questo modo, di solito faccio, divido in 3 sezioni, giusto per, che gioia non vedere i capelli bianchi, lo potete immaginare, perché quando li dividevo prima qui vedevo tutte le radici con tanti capelli bianchi. E questo è un sondaggio che ho fatto anche su Instagram, però so che non tutte magari seguono Instagram. Ragazze, fatemi sapere voi ogni quanto fate il colore alle radici, perché io mi ritrovo a doverlo fare ogni mese perché ho una ricrescita dei capelli velocissima. Dovrei farlo anche prima, ogni tipo 3 settimane. Mi avete consolato quando mi avete detto che anche voi la fate molto spesso. I miei capelli ovviamente in fotocamera sembrano molto più scuri, sembrano tipo neri, e non è così, ve lo assicuro. Infatti parecchie persone che mi hanno visto da vicino mi hanno detto: in video i tuoi capelli sembrano molto più scuri. In realtà sono... appunto sono castano, un castano cioccolato, però non so perché in video sembrano veramente quasi neri. In molte foto invece si vede la loro vera colorazione, quindi si vedono i loro riflessi e ovviamente sono scuri, non è che mi vedi da vicino e i capelli biondi, no, però sicuramente il video falsa anche il mio colorito.
La macchina non è l'occhio umano, ragazze, la macchina è sempre la macchina. Adesso mi cambio, anzi ci cambiamo insieme. Ok ragazze, ho messo questa camicetta che devo far chiudere dietro da mia mamma. Mi sta prudendo qui, non so perché ho un prurito qui terribile, sarà pelle secca. Comunque, ho messo questa camicetta che è di Forever 21 e che sta bene con il make up. Non è una cosa che faccio spesso, abbinare il make up, cioè l'abbinamento al make up, però oggi mi andava di farlo. Come orecchini metto dei cavallucci piccolissimi, minuscoli, perché non mi va di mettere degli orecchini grossi in quanto ho già un make up abbastanza visibile. Non è troppo esagerato, però non è neanche così soft, per cui non mi va di mettere anche degli orecchini grandi. Io non ho bio di mezzo, quindi o metto degli orecchini minuscoli o metto degli orecchini enormi. Adesso vi faccio vedere com'è il mio outfit in generale, quindi cosa metto come pantaloni, scarpe, magari davanti allo specchio, così mi è anche più facile, perché qui è finito lo spazio, quindi non saprei come, onestamente, come farvi vedere. Ok ragazzi, vi mostro rapidamente cosa ho deciso di indossare. Allora, questa è la camicetta che avete già visto, che vi ho fatto già vedere, di Forever 21, di questo bel viola. Sopra questa giacca che ha appunto questa parte qui lucida, che ho preso da Zara, uno dei miei recenti acquisti, l'ho fatto questo weekend. Sotto questi pantaloni che sono abbastanza eleganti, che ho preso da Stradivarius, sempre neri, con lo stivale, questo è un tacco 9 di Quanticlo, questi sono molto molto comodi, quindi l'unico tocco di colore è dato da questa camicetta, che ovviamente con questa luce sembra di un colore molto più scuro, però provo ad aumentare la luminosità, tanto comunque l'avete vista prima. Appunto, questo è l'outfit, questo è l'outfit completo, e ovviamente cappotto, e sono pronta. Quindi ragazze, questo era il look finale, spero tanto che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Io veramente ho chiacchierato tantissimo, questo video durerà tipo mezz'ora e non so come fare a tagliarlo, perché dovrò tagliare cose che dico. Niente, spero tanto che vi sia piaciuto, sono felicissima di averlo filmato, io scappo, fatemi veramente un in bocca al lupo quando vedete questo video, io saprò già com'è andata, però fatemelo anche se non lo sapete. Vi mando un bacione e noi ci vediamo presto nel prossimo video.